Alessandro, dove ci troviamo e perché soprattutto hai cominciato questo progetto di vita insieme alla tua famiglia? Ci troviamo a Pacciamare, che si trova nel versante ovest della regione Liguria, nell'Imperiese, nelle montagne dell'Imperiese. E niente, era un terreno abbandonato dal secondo dopoguerra, come tutta l'Italia è fuggita dalle campagne per andare a vivere nelle città, no? Fuggendo da quella povertà che ci hanno insegnato, in realtà non era veramente così, probabilmente, e per correre dietro all'evoluzione industriale che in quell'epoca prometteva sicurezza, guadagni facili e via discorrendo. E quindi niente, noi abbiamo ripulito questo terreno dall'abbandono di 70 anni, dove era ripartito parzialmente il bosco. Infestato da rovi, prugnoli, biancospine, e dopo 10 anni di lavoro siamo riusciti a mettere, diciamo, un po' in ordine la situazione, realizzando parecchi muri a secco per poter coltivare le terrazze, e abbiamo piantato frutta, coltiviamo ortaggi prevalentemente per noi e cerchiamo di vivere in un modo un pochettino più sostenibile, diciamo, no? Cercando di ricreare quei ritmi con la natura che ormai si sono persi, no? La frenesia che ci attanaglia, la quotidianità, qua si cerca il più possibile di allontanarla. E perché abbiamo fatto questa scelta? Perché la vita nelle città 20 anni fa già per me era invivibile. E non, i ritmi, le relazioni, quello che prometteva la città e la vita in appartamento non si confacevano a quella che era la mia natura già dell'epoca. E quindi dopo 3 anni di viaggio in giro per il mondo ho realizzato che il mio cammino sarebbe stato quello di ricreare un collegamento con la natura. E il mio sogno era quello di far crescere i miei figli e avere una famiglia in natura e vedere un po' come si sarebbe evoluta la situazione, no? Perché comunque io sono cresciuto in città, però Legnano 40 anni fa era una cosa, diciamo, adesso ormai è periferia milanese, quindi è stata inglobata dalla città, no? All'epoca era ancora una cittadella e la natura era ancora predominante. Io comunque notavo già all'epoca che mi faceva stare bene, stare in natura, passare del tempo in natura. Quindi ho proseguito su quella strada, no? E noto che è proprio così, cioè la natura è curatrice, no? Ci aiuta in tanti momenti difficili della nostra vita. Cioè, il silenzio, l'energia che ti trasmette è proprio la madre. Come hai fatto a conciliare appunto questa tua esigenza di ritorno alla natura con una famiglia numerosa? Come si sono trovati anche i tuoi bambini? È stato facile in tutte le fasi? La scuola, le relazioni sociali? E, diciamo, far conciliare la vita là fuori con quella di qua, ovviamente non è semplice, no? Cioè, noi abbiamo appunto 5 figli e quindi abbiamo dovuto affrontare la questione scuola e istruzione, cosa che quest'anno subirà una drastica trasformazione, che io speravo già da tempo, perché ci muoveremo verso la scuola parentale, cosa che abbiamo già fatto con Nerea, la terza figlia, per un anno, e adesso con gli ultimi tre lo faremo per tutti i prossimi anni, perché stiamo andando verso una follia scolastica che non ha eguali dal mio punto di vista. E si può fare, nel senso che si può vivere in campagna e permettere ai figli di vivere una vita sociale normale. Ovviamente hai un po' più di chilometri da fare, magari, no? Perché comunque siamo a 12 chilometri da Pieve di Teco, che è il centro nelle valli più grosso,
e quindi da Imperia siamo a 25 km, quindi via, se si vuole coltivare qualche attività per i figli, sai che vai incontro a questa roba. Però sostanzialmente se pensi al tempo speso in auto, no? Perché uno dice vivo a Milano, sono a 5 km dall'attività che mio figlio andrà a fare, ma per fare 5 km a Milano ci impieghi magari 40 minuti, io qua in 40 minuti ne faccio 25 e sono e comunque adempio al mio dovere, no? E anziché essere imbottigliato nel traffico, scorro nelle strade di campagna tranquille, con meno rischi e pericoli, e porto mio figlio a destinazione. E devo dire che non è mancato nulla, nel senso che abbiamo avuto la fortuna, è stata che comunque c'è stato un gruppo di giovani, coppie, famiglie, che contemporaneamente stavano, diciamo, attuando lo stesso stile di vita nostro. E quindi noi abbiamo avuto una vita sociale meravigliosa, perché si facevano feste di compleanno, si iniziava quando le mie due grandi erano piccine, si iniziava a febbraio-marzo e si andava avanti fino a ottobre con le feste di compleanno di tutti i bimbi della tribù. E quindi era tutta estate festa. Infatti devo dire che le mie figlie non hanno, e i miei figli non hanno nessun problema di relazione, socializzazione, sono bambini e ragazzi aperti. E comunque il fatto di avere impartito loro un'educazione alimentare, non abbiamo avuto la televisione per scelta, non ce l'abbiamo da più di 20 anni, e abbiamo speso tanto tempo con loro, nel senso noi abbiamo scelto di fare genitori, no? E quindi abbiamo letto le storie della nanna per anni, tutte le sere, anziché lasciarli davanti alla televisione a guardare un cartone, noi siamo stati con loro, no? Ovviamente un impegno, però se abbiamo fatto la scelta, abbiamo fatto la scelta, no? Quindi abbiamo dedicato il tempo necessario a questi fiori che stavano crescendo, no? E boh, adesso ovviamente con le due adolescenti c'è il momento di attrito, no? Perché vogliono un po' più socializzare, cioè stare più fuori che dentro, e si asseconda anche quello, e boh, però c'è un bel rapporto, c'è un bel rapporto. Per quanto riguarda invece il progetto in sé, come nasce, da cosa nasce, da quali esigenze, cerchiamo di argomentare un po' di più quello che ci hai appena raccontato, e cosa ti proponi di fare nel prossimo futuro, come si espanderà questo progetto. Allora, il progetto nasce da una mia voce interiore che da quando avevo 20 anni circa, mi sussurrava nell'orecchio che bisogna in qualche modo ricreare un collegamento con la madre natura, con la terra, cosa dalla quale siamo stati estirpati, secondo me, no? E la cosa ovviamente non è iniziata nel dopoguerra, la cosa è cominciata qualche millennio fa, è stato molto lungo il processo e è molto profondo, cioè hanno lavorato veramente con dei condizionamenti profondi, tanto che, per fare un esempio banale, non ci viene più naturale guidare l'autovettura a 130-150 km/h in autostrada e parlare al telefono piuttosto che farci una camminata nel bosco da soli di notte, no? Non riteniamo quello un pericolo, ma riteniamo questo un pericolo, quindi è un po' un'assurdità, no? E tante, tante, tante altre cose. Quindi, mosso da questa esigenza, ed è per quello anche che vorrei, nel giro di un paio d'anni, avviare una fattoria didattica, perché per me ora è il momento in cui bisogna lavorare con i bambini, perché noi, generazioni un po' più passate, dopo 40 anni, 50 anni di condizionamenti, facciamo più fatica ad approcciarci alla terra. E invece i bimbi, se presi per tempo, possono essere loro i nuovi portatori di un nuovo messaggio, no? La terra comunque, cioè, lei può vivere senza di noi non possiamo vivere senza di lei. Però per come la stiamo maltrattando ultimamente il pericolo è alto ed elevato per le generazioni future, no? C'è più plastica nei mari e negli oceani che pesci, i fiumi ormai sono per lo più inquinati, disboschiamo e deforestiamo ad una velocità incredibile per cose futili, per cose che veramente non ci servono neanche, no? E quindi secondo me
È veramente importante oggi, più che mai, cercare di trasmettere alle nuove generazioni, la sacralità del dono che abbiamo tra le mani e l'importanza di non sciuparlo, no? Perché ovviamente poi ogni azione comporta una reazione, quindi, noi umanità ci stiamo coltivando un karma non troppo positivo, secondo me. Cioè, siamo già coltivati e ne stiamo già pagando le conseguenze. Però se continuiamo su quest'onda nel giro di qualche secolo veramente sarà dura. Però secondo me è ancora possibile l'inversione di marcia, no? Io credo che l'essere umano ancora possa farcela, però c'è un senso d'urgenza di ritorno alla Terra, no? Anche Vandana Shiva, una fantastica fisica indiana, ho letto un libro 20 anni fa, ne parlava, no? Cioè, bisogna proprio veramente rieducarci a ritornare alla semplicità dei ritmi del pianeta Terra, per poi riscoprire che c'è veramente molto di più che ci è stato nascosto e occultato, perché ripartire dalla Terra non vuol dire arrivare, ma ripartire proprio, no? Quindi ricreare il collegamento con la madre per poi ritrovare un nuovo mondo spirituale che lei ci può regalare e donare. E quindi niente, l'idea mia, siccome appunto siamo legati, diciamo, siamo stati contaminati per qualche millennio, ma negli ultimi 2000 anni di cattolicesimo pesante, legato alla separazione, no? Al divide et impera. Adesso lo vediamo ora questo nuovo presidente mondiale, no? Il Covid, adesso siamo arrivati all'estremo, no? La mascherina non si parla più neanche tra gli altri, dobbiamo stare a 1 metro di distanza, è l'ennesima dimostrazione che ci vogliono sempre di più separare. Perché uniti possiamo essere veramente un problema per chi governa, no? E quindi io non credo che ora siamo pronti per ricreare delle tribù, delle comunità, tant'è vero che la maggior parte dei progetti partiti negli anni 70 poi sono falliti, diciamo, no? A livello comunitario e sociale, ma siamo invece pronti per magari riavvicinarci, riniziare a stare assieme, a condividere del tempo assieme e a fare delle cose assieme. Questo porterà pian pianino negli anni, nei decenni, a ricreare dei nuclei di persone che allora si autosostengono tra di loro, dove poi c'è la figura della donna saggia che porta consigli, dell'uomo saggio che porta consigli, di coloro che pensano a coltivare, a tagliare la legna da riscaldare e via discorrendo. E il bambino deve essere al centro, cioè il bambino è il futuro, quindi in ogni cosa il bambino deve essere al centro. Non a caso, in questo momento storico, il bambino è al centro per loro di questa nuova politica terrificante, no? Di controllo globale. Infatti la scuola sarà demolita ulteriormente. E quindi, perché? Perché loro sanno che il bambino è il futuro. Quindi se loro riescono a mettere le mani sul bambino, riescono a controllare anche il futuro, no? Per quello che dobbiamo proprio salvare i nostri bambini, farli vivere diversamente, fargli riapprezzare i valori. No, dell'altruismo, della semplicità, della bellezza, dello stare assieme, del gioire, no? Dell'altruismo, no? Del servire, cosa che ormai non c'è più, cioè ormai siamo tutti là che ognuno deve pensare a se stesso e ognuno perso nel suo. Grazie mille. Temo che tu abbia avuto un piccolo lapsus, hai detto il nuovo presidente mondiale? Sì. Vuoi dire il nuovo presente forse No, 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 mondiale? no, Ah, volevo dire il scusami. nuovo presidente Ah, mondiale. benissimo, benissimo. È il nuovo presidente mondiale. Eh Magari sì, per. perché io ho letto un libro 20 anni fa di Marcello Pagno in cui parlava e si chiamava Il lato oscuro del nuovo ordine mondiale. Parlava delle 13 famiglie legate a, no, Bilderberg, Rothschild, Rockefeller, bla bla bla, che governano loro da millenni con le banche e il mondo, no? E sembrava all'epoca una teoria complottista, no? Era 16 anni fa, non 20. Oggigiorno ti rendi conto che veramente non era complottista per nulla, perché si sta andando proprio verso il nuovo ordine mondiale. Cioè, questo per me è stato proprio il simbolo, perché loro, cioè, fino ad ora gli atti di terrorismo nei confronti dell'umanità sono stati rilegati a delle aree, no? Cioè, gli Stati Uniti con le Torri Gemelle. Che è stato sì l'impatto mondiale, però è avvenuto lì, poi ha dato modo di fare la guerra in Afghanistan per il controllo del Medio Oriente, bla bla bla, come tutto.
e le varie guerre del Golfo e tutti gli altri attentati che ci sono stati in Francia, Spagna, Inghilterra, tutte manovre per tastare la nostra reazione. Questo è stato proprio l'atto conclusivo, diciamo, in cui il nuovo ordine mondiale ha tirato giù la maschera e ora si sta. Secondo me c'è stato un cambio di chiesa. La chiesa ha governato per 2000 anni usando la paura, l'ignoranza, l'inquisizione, i sacerdoti e tutta una serie di cose. La stanno riproponendo, è cambiato il Dio, ora non è più Yahweh, no? E adesso è il Covid, ma domani lo chiameranno in un altro modo, comunque una malattia, perché comunque l'essere umano ancora non ha capito o compreso che la morte non è nient'altro che l'altra faccia della medaglia della vita, quindi temiamo, no? La morte è temuta, abbiamo paura di morire e quindi loro sanno che agendo lì possono veramente controllarci come pecore spaventate, no? E quindi è veramente il nuovo presidente, la malattia, la paura della morte e i sacerdoti nuovi sono i medici, gli urologi comprati dal potere. E l'Inquisizione, quello che è successo con BioBlu, Radio Radio TV, ti mettono a tacere perché dici le cose scomode per loro. Un medico che parla contro di loro viene zittito e condannato. Cioè, è uguale, proprio le tecniche sono le stesse ed è cambiato il Dio. Cioè, ormai il Dio non spaventa nessuno. Chi è che ha paura di Dio? Del Dio Yahweh, del Dio Geova, chi lo teme più? Nessuno. Ha funzionato per un tot di millenni, no? 2000 anni circa. E ora non aveva più, non attecchiva più nell'anima delle persone. Iniziava la gente, iniziava a farsi delle domande. Cosa hai realizzato proprio al lato pratico? Qui cosa hai realizzato e cosa ti proponi di realizzare nel prossimo futuro? Allora, diciamo che i miei tanti maestri, che ringrazio quotidianamente per le scelte che poi ho preso, ovviamente sono stato ispirato da diverse persone, esempi, parole, poesie. Uno per antonomasia, Fabrizio De André, mi ha proprio cambiato e stravolto la vita, no? Quindi nella sua meravigliosa composizione Anime Salve, quando dice: "Ti saluto dai paesi di domani che sono visioni di anime contadine in volo per il mondo." E per me quello è un po' la chiave, diciamo, no? Quella è un po' la chiave. E io credo che realmente l'essere umano, se vuole continuare a vivere in armonia su questo pianeta, debba ricreare un equilibrio con il pianeta. Non escludo una tecnologia pulita che possa essere compatibile con il pianeta e quindi anche delle città pulite e quindi un modo di vivere pulito ed ecologico, ecco, compatibile anche nelle città. Per mia natura io ho bisogno di stare nella natura proprio e avere il contatto diretto con la madre, piedi scalzi nella terra, curare le piante, stare nell'orto, perché è medicina, è proprio medicina. Noi qua abbiamo costruito per adesso oltre a 500 metri quadrati di terrazzamenti, perché muri a secco, utilizzando la scuola ligure dei vecchi maestri di questa regione, che consentono di poter coltivare la terra anche in montagna, creando delle superfici pianeggianti, e senza usare cemento o porcherie, ma solo usando le pietre del luogo. Abbiamo impostato appunto circa 2000 metri di orto in permacultura, ispirati da Masanobu Fukuoka, che è stato il padre della permacultura, che sostiene che se ogni famiglia avesse 5000 metri di terra a disposizione, potrebbe autosostenersi senza necessità di dover farsi arrivare le arance dalla Lapponia, piuttosto che il grano da Kathmandu e via discorrendo, no? Perché questa è la follia, no? E quindi basterebbe poco per realmente far stare delle famiglie serene, no? Abbiamo costruito delle case in bioedilizia, diciamo, usiamo questo termine, quindi usando legname per la struttura, la paglia come materiale isolante, e la lana di pecora, la terra per gli intonaci. E abbiamo imparato che veramente con poche migliaia di euro e con poco tempo puoi realmente costruire una casa dignitosa, sana, bella, ed è importante anche riuscire a costruirsi la propria casa. Cioè, ci hanno insegnato, no, che deve arrivare l'ingegnere a fare il calcolo piuttosto che il muratore a farti per forza tutto.
Ma anche questo non è vero, qua ci sono borghi interi, ma qua in tutta Italia, no? Borghi interi realizzati dalla gente autoctona, indigena del luogo, senza nessun ingegnere che firmava, senza nessun geometra che disegnava, architetto che progettasse, semplicemente con la forza lavoro e l'ingegno creativo che comunque era in abbondanza. E quindi è possibile veramente costruirsi una casetta e gioire, far festa intanto che la si costruisce, perché quello è, no? Ti stai costruendo la casa e dovrebbe essere veramente a disposizione di tutti la possibilità di farlo, perché è ovvio che se devo spendere 20.000 euro di burocrazia e in altri 150-200.000 euro per costruire la casa oggi più che mai è solo per i ricchi. Ma te con 20.000 euro puoi costruirti una casetta. Ma bella, perché la paglia per fare una casa di 50 metri quadrati, beh, spendere 300 euro, 400 euro, spendi 2.000, 3.000 euro di legname, 4.000 euro, e cioè, comprate le tegole, comprate il resto, cioè, veramente con cifre umili si può realizzare dei sogni meravigliosi. E quindi è quello che bisogna iniziare a dirlo quasi ad alta voce. Alla gente che basta credere a quello che ci hanno insegnato, cioè ci sono altri modi di vivere e bisogna solo avere il coraggio di fare il passo e cercarli, no? Perché non bisogna essere ingegneri o costruttori necessariamente, anche perché poi, grazie anche a Quercus, una nuova associazione che sta nascendo, no? L'idea è quella proprio di creare dei lavori stabili, come ti dicevo, per insegnare, trasmettere alle persone questo, no? Fare dei laboratori di 2 mesi, dei campi di lavoro di 2 mesi, in cui si costruisce la casa dall'inizio alla fine e quindi ci si può educare alla costruzione di un edificio rispettando i crismi necessari per fare una casa a norma e in regola con tutto. Però niente, il mio sogno più grande ovviamente è quello di poter aprire una fattoria didattica e trasmettere ai bimbi del futuro l'importanza di creare questo rapporto sacro con la madre terra, che per me oggigiorno è fondamentale proprio per la sopravvivenza dell'umanità su questo pianeta. Anche perché il male è partito dall'Europa, dal mio punto di vista, diciamo, no? Noi siamo stati quella popolazione che hanno esportato il nostro sapere, la nostra conoscenza tecnologica, hanno annientato le popolazioni indigene in tutto il pianeta. Perché? Perché ci spaventavano nella loro naturalezza e spontaneità quel rapporto che avevano con la natura e l'equilibrio che avevano creato. Noi, nella nostra presunzione superba, li abbiamo annientati. Quindi, io sono convinto che debba proprio ripartire da qua la rinascita. Noi siamo coloro che possono veramente ricreare un mondo nuovo, presuntuosamente ancora lo dicono, perché noi siamo già reduci del danno che abbiamo fatto a noi stessi e che stiamo facendo al pianeta. Quindi, ripartire da qua con la pulizia. E poi esportare questa, cioè, anziché esportare la distruzione, esportare la creatività, la creazione, la bellezza, no? Potrebbe essere possibile. Allora, in sintesi, in estrema sintesi, raccontaci proprio di questa casa, come è stato costruire questa casa, proprio fai un esempio pratico di, se vuoi anche in termini di costi, comunque di cosa hai realizzato, con la casa che vediamo proprio qui, proprio Alle mie spalle, esatto. alle mie spalle potete osservare anche se in minima parte, poi magari farete delle riprese un po' più ampie. Una delle abitazioni che abbiamo realizzato nel nostro terreno, che era nata come casa cantiere, diciamo, in attesa di costruire poi la castagna, che è la casa, diciamo, principale, e niente, è stata costruita nella semplicità, tagliando gli alberi qua in loco. Perché comunque il bosco offre già il materiale necessario. E la prima parte ho acquistato il sughero per la coibentazione, perché ancora si parla di 10 anni fa, ancora ero abbastanza vergine, diciamo, nell'ambito della costruzione. E quindi mi sono mosso un po' come meglio credevo. Ovviamente fai degli errori, ma non sono errori, sono insegnamenti, no? Cioè fai l'esperienza che ti porta a comprendere. E quindi il primo corpo della casa è stato costruito in legno e sughero. La seconda parte è stato un primo ampliamento fatto come camera dei bambini, anche lei in legno e sughero.
Il terzo corpo, che è quello che si può vedere, è già stato fatto con la paglia. Abbiamo usato le ballette di paglia come mattoni, la struttura sempre in legno, l'architravatura del basamento del pavimento in legno, l'architravatura del tetto in legno, il tetto isolato col sughero, e tutto legno di castagno prevalentemente. E poi la paglia come tamponamento, come isolante termoacustico. L'intonaco interno è in terra e calce, l'intonaco esterno è in calce, perché per poter realizzare l'intonaco in calce, in terra esterno va trattato con degli oli, sterco di cavallo e altre cose, con delle tempistiche lunghe, perché comunque deve impermeabilizzarsi e quindi ci vogliono proprio delle tempistiche diverse. La calce traspira e permette alla casa di respirare e dà l'impermeabilità alle pareti, perché gli unici due nemici della paglia sono l'umidità permanente, diciamo, se gocciola dell'acqua dal tetto, dal basamento, la può far marcire, o i roditori, diciamo, animali di quel genere che possono annidarsi dentro. Per il resto è un materiale eccellente perché ha un coefficiente termico meraviglioso, cioè elevatissimo. Le case in paglia costruite con i crismi del caso sono classificate A++, nel senso sono al top della gamma. Perché veramente hai una parete di 50 centimetri che mantiene fresco in estate e caldo in inverno. E l'intonaco in terra permette di regolare l'umidità interna della casa, perché se è troppo umida la casa, l'intonaco in terra assorbe l'umidità in eccesso, se asciutta e secca rilascia l'umidità. Quindi una casa naturale veramente fa stare bene. Io adesso ormai sono 10 anni che ci vivo dentro, non me ne rendo quasi più conto. Ma la gente che ci vive, che viene, che dagli appartamenti costruiti in cemento, in laterizio, con intonaci in cemento, e quando entra in casa si rende conto del cambio proprio, no? Dell'umidità, dell'aria, dell'energia. Quindi è una casa che fa bene a chi la costruisce, a chi la vive e al pianeta, secondo me. 3 anni fa circa è ritornata prepotentemente dentro di me questa voglia di suonare, cantare. E 2 anni fa è sorto questo nuovo progetto in me che stiamo coltivando, a breve sarà in onda, in rete anche lui, e si tratterà di una radio, un canale radio in cui vogliamo parlare e divertirci, toccare le tematiche che affrontiamo nelle nostre discussioni quotidiane, io e i miei amici collaboratori. Che vanno appunto dall'agricoltura, al cambio climatico, la geopolitica, le vaccinazioni e tutto quello che ci tocca, diciamo, a 360 gradi. E quindi l'idea è quella di aprire questo canale radio che si chiamerà Radio Rievolver per parlare di questo concetto che mi piace, un gioco di parole, no? Il concetto della rievoluzione, no? Per non ripetersi nelle varie rivoluzioni che poi sfociano, hanno sempre trovato la loro manifestazione in atti di violenza, per poi sfociare in un passaggio di testimone da uno dei cattivi all'altro, dei cattivi manipolando i fautori della rivoluzione. E invece no, qua dobbiamo partire da noi. Cioè la rievoluzione parte dal concetto che io devo rievolvermi, evolvere per il mio bene prima di tutto, per stare bene con me stesso, quindi chi sono, cosa sto facendo, sto dando un senso alla mia esistenza, cioè partire con le domande esistenziali primarie che ogni essere umano si deve porre, secondo me. Cercare delle risposte, perché non sempre le trovi, no? Io da 20 anni che vi faccio domande ancora tante cose e probabilmente per i prossimi 100 anni non troverò risposta, però continuo a farmi domande e cerco sempre di aggiungere un tassello da una parte e togliere 3 tasselli dall'altra, no? Quindi partire da questa cosa che appunto si può veramente cambiare noi come individui e quindi automaticamente possiamo cambiare veramente il mondo, però dobbiamo partire da noi stessi, no? E quindi è ora, secondo me, di attuare una vera rievoluzione per dare una nuova speranza a quest'umanità, perché ora siamo in un momento di nuovo medioevo moderno in cui c'è probabilmente bisogno di un nuovo rinascimento moderno, no? E quindi abbiamo bisogno di guerrieri che escano allo scoperto e si sta vedendo che comunque ce ne sono, c'è tanta gente che si sta esponendo, sta iniziando a
manifestare il dissenso con il potere, verso il potere. Quindi è il momento del cambiamento e noi siamo, vogliamo essere parte di questo. Magari una piccola pillola su come avete vissuto qui il lockdown. E per noi il lockdown è stato paradossalmente, non vorrei usare termini troppo forti, però è stata un po' una benedizione, perché il mondo che si ferma per gente come noi che ha scelto di vivere una vita a contatto con la natura è una benedizione, perché se si ferma tutto lì tu puoi vivere veramente qui. E vivere veramente qui appieno è una medicina. Entri dentro quei ritmi meravigliosi che la natura ti dà, puoi fare i lavori curandoli come si deve, perché normalmente per me che non sono ricco devo fare sempre i lavori di corsa per poi andare a lavorare fuori, per guadagnare due soldi, per poter continuare con quei lavori qua. Invece il fatto di essere fermi mi ha dato la possibilità di godere proprio dello stare fermi, dello stare qua, dell'assaporare il silenzio, la quiete, l'aria, il vento, il cielo azzurro e mi dispiaceva ovviamente per tutti i miei fratelli là fuori che erano chiusi in appartamenti e non potevano uscire se non che per andare a buttare la spazzatura. Cioè noi qua abbiamo vissuto veramente come se fossimo stati nel piccolo angolo di paradiso terrestre, cioè i bambini erano fuori, abbiamo dato delle altalene, hanno preso vitamina D in abbondanza, abbiamo bevuto acqua di sorgente, abbiamo mangiato le poche verdure che l'orto aveva perché era febbraio, marzo e l'orto era povero, però tanta roba selvatica. Quindi vivere in natura in un momento del genere è un pro in assoluto. Come ti immagini un eventuale sviluppo dell'ecovillaggio, se di ecovillaggio possiamo parlare propriamente, oppure te lo immagini più come un ecovillaggio diffuso con un vicinato solidale? Ecco. Sì, la mia visione è proprio più quella di un ecovillaggio diffuso, proprio per il principio che ti dicevo prima, che dopo 2000 anni di separazione non siamo ancora pronti e siamo in conflitto tra di noi, dentro di noi, e quindi siamo troppo predisposti al conflitto verso, con l'altro e verso l'altro, no? C'è poca saggezza dell'ascolto, c'è poca voglia di essere umili e di ascoltare diciamo le necessità di un gruppo, siamo troppo ancora incentrati su noi stessi, che va bene, non dico che non sia giusto, però per creare un vero ecovillaggio dal mio punto di vista, una vera comunità, tu vieni dopo, cioè l'io viene dopo, no? Viene prima il gruppo, come dicevo, i bambini al centro, poi le donne che sono le portatrici della vita e poi gli uomini, nel senso devono essere una serie di cerchi concentrici, però l'individuo viene dopo, prima di tutto viene il gruppo e non siamo pronti, non siamo assolutamente pronti. Lo erano i nativi d'America, lo erano gli aborigeni, lo erano le varie etnie prima del nostro passaggio. Ora noi non siamo pronti ancora per ricreare quel tipo di cosa e invece potremmo essere pronti per creare un qualcosa di diffuso, no? Una collaborazione di vicinato, nel senso una casa a 200 metri dall'altra, 100 metri, 300, essere vicini, ognuno lì può avere la possibilità di esprimere se stesso nel proprio orto, nel proprio frutteto, fare i propri errori e imparare da essi, perché se io ti vengo a dire no, non fare così perché io l'ho già fatto, ma non ti sto insegnando niente, cioè tu devi passare dal tuo errore che ti insegnerà a te direttamente cosa devi fare per migliorare, no? E così è stato per me e così sarà sempre per tutti. Quindi ognuno dovrà avere il suo luogo dove esprimersi e poi fare delle cose assieme, fare il campo del grano assieme, fare il campo delle patate assieme, fare la legna assieme e fare le feste assieme, gioire di quello, l'educazione dei bambini. No? Ci sono delle cose che sviluppi assieme e delle cose dove c'è bisogno di stare con se stessi e fare le proprie cose. Poi nel giro di qualche decennio, qualche secolo, probabilmente la mia visione è quella che si ritornerà a delle piccole comunità, dei piccoli branchi, delle piccole tribù, dove allora saremo pronti di riconoscere la saggezza, di riconoscere la virtù del capo branco, del capo villaggio, chiamalo come vuoi, però adesso no, non ci siamo secondo me. E quindi sono progetti che sono destinati a fallire
lo vediamo, nel senso che negli anni 70 ne sono nati tantissimi e l'80% probabilmente sono implosi, no? Perché non c'è questo, come dire, essere maturi per questo cambiamento, perché è un cambiamento forte, eh? Cioè, dopo 2000 anni che ci fanno odiare l'altro, no? Se le persone ti vogliono contattare, se hai voglia di essere contattato, ovviamente, se magari ti vogliono proporre qualcosa, hai un sito, lo avrai, non lo so, un contatto, qualcosa di ufficiale, non è facile trovarli qui a Pacciamare. Io l'ho saputo quasi per caso, c'era quel Sì, libro quel di Allegro, libro ecco. della Rive. No, diciamo che un po' per scelta ancora, e un po' perché comunque sono un po' poco informatico io, mi dedico a tutt'altro, diciamo, no? Non siamo ancora facilmente reperibili in rete, via discorrendo. Abbiamo aperto 2 anni fa la pagina Facebook, perché abbiamo coltivato la canapa CBD. E quindi abbiamo aperto la pagina Facebook dell'Erba dei Barbame, è solo legata al progetto Canapa, diciamo, e ancora del progetto Pacciamare non abbiamo fatto nulla, ma anche perché comunque ancora diciamo, non siamo proprio un ecovillaggio, cioè era stata la mia partenza, la nostra partenza per poter proiettarci verso qualcosa, no? E diciamo è passata un sacco di gente. Veramente tante in questi anni perché siamo stati iscritti al WWF per degli anni, per Workaway, e quindi c'è stato sempre giro di gente, però poca gente che realmente poi voleva insediarsi perché comunque la frazione qua si presta perché ci sono diverse case in vendita, terreni in vendita, però la scelta è impegnativa ovviamente e quindi non è semplice per tanti prenderla. Io sono convinto che, come Luciano, mio caro grande fratello e maestro spirituale, diceva, quando il discepolo è pronto, il maestro arriva, no? E quindi quando ci sarà la gente pronta, arriverà, perché le forzature non vanno mai bene, no? Nel senso che sai, uno adesso magari con il Covid realizza che vorrebbe andare a vivere in campagna, però se non è pronto realmente, perché lo fa solo per paura, per fuggire da quella situazione, non si trova bene. Cioè rischia di soffrire lui, no? Perché poi gli manca la movida, gli mancano le cose, perché ovviamente è una scelta di un certo livello, una scelta un po' estrema, no? Cioè, il silenzio e la quiete della montagna non è sopportabile o sopportabile da tutti, no? Perché siamo abituati al ronzio, quindi sono cose che secondo me lentamente avverranno. Però adesso Cristina mi proponeva di fare il sito, vedi? È arrivata la persona che ci ha proposto il sito, probabilmente accetteremo, faremo un sito e quindi poi potremo essere contattabili tramite sito e via discorrendo. Cosa ti senti di dire in questo momento a chi magari ti vede? Ecco, come prendere questo momento drammatico e trasformarlo in un momento di cioè cambiamento in positivo, ecco. Per me, se vogliamo guardare all'umanità come a un'unica cosa sola, no? Perché poi in realtà quello è. L'umanità, noi siamo una cosa sola. Perché se tu stai male, io non posso stare bene. Perché siamo la stessa cosa, siamo come cellule dello stesso corpo. L'acqua lo è, gli alberi lo sono, ogni cosa, siamo tutto la stessa cosa, tutti e tutto la stessa cosa. Quindi, vedendoci così, la malattia per me, grazie alla mia esperienza che ho avuto nella mia vita, di un incidente gravissimo a 14 anni e tante altre cose che mi sono successe, e a delle letture che ho fatto, diciamo, degli studi, no, sulla psicosomatica e sul significato reale della malattia. La malattia, dal mio punto di vista, è un'opportunità di crescita, perché è quell'amica sincera e fedele che mi dice sempre la verità.
Io me la posso raccontare, ma il corpo no. La mia anima non me la può, non me la racconta, me lo spiattella davanti con la malattia. E quindi per me, cioè, io me la vivo bene. Quando mi ammalo, mi fermo un attimo e dico: che cosa sta succedendo? Perché mi fa male la gola? Cosa sto facendo fatica a mandar giù? Perché mi fa male lo stomaco? Cosa sto facendo fatica a digerire? E quindi inizia un processo di analisi e di cura interiore. E mi curo, però mi curo, cerco di curarmi nel profondo. Dicevo microcosmo, macrocosmo, cioè ciò che avviene all'interno del mio corpo e del tuo corpo avviene all'interno del corpo dell'umanità e del pianeta stesso, no? I segnali sono tanti che stanno dicendo ad alta voce che c'è qualcosa che non va nel nostro stile di vita moderno, contemporaneo. E quindi, vedendo la malattia come appunto una messaggera di cambiamento, come una possibilità di crescere, anche tutto ciò che sta avvenendo ora deve essere visto in questo modo, secondo me, no? Quindi appunto stiamo avvelenando i fiumi, stiamo avvelenando l'aria, ci stiamo avvelenando noi perché mangiamo cibo avvelenato, le vaccinazioni, i farmaci, le nostre relazioni sono avvelenate, cioè, quindi c'è proprio da trovare un nuovo modo di vivere, no? Adesso questo è il nuovo, diciamo, colpo di coda forte del sistema nei nostri confronti per farci stare ancora peggio di come stavamo prima, no? E quindi per me questo è proprio un sintomo di una malattia portata all'estremo, no? Come dire, il cancro ha una sua fase iniziale, un suo culmine e un suo messaggio che porta. Quindi ora questo cancro si è espanso in tutto il mondo ancora di più e ha bisogno di una cura, ha bisogno proprio di una trasformazione, se no ci porterà alla morte, come ogni malattia fa, no? Quindi il Covid è solo un sintomo di una nuova di una malattia che comunque appesta l'uomo da tempo e niente, c'è solo da porsi le giuste domande per andare nella nuova direzione, no? Quindi cercare delle risposte, attingere a delle fonti diverse di informazione, fare delle ricerche per trovare il proprio modo di autoguarirsi e quindi di conseguenza guarire ciò che abbiamo attorno a noi e ricreare, le basi per un nuovo mondo. Per quel poco che conosco della storia che abbiamo vissuto, che ci hanno raccontato, l'Italia è sempre stato un po' un faro per determinate cose, no? Siamo un popolo di inventori, di costruttori, di menti eccelse in diverse specialità, in diversi rami, no? E quindi abbiamo dimostrato veramente che l'italiano può attingere a delle cose importanti che serba dentro di sé. Io vedo l'italiano come una persona, come un popolo di cuore, perché veramente sappiamo amare, no? Sappiamo accogliere. E quindi, secondo me, dobbiamo semplicemente ricreare il collegamento con questa nostra fonte energetica che è dentro di noi già, non è da trovare chissà dove, no? E guarda la cultura culinaria che si è sviluppata in Italia, secondo me è perché facciamo le cose con amore. Veramente non è da tutti i popoli, no? Quello che abbiamo fatto noi italiani, non perché siamo meglio di altri, siamo diversi, ogni popolo ha le sue virtù e l'italiano secondo me ha tanto questa capacità di saper amare in modo genuino, in modo spontaneo, saper accogliere, no? E quindi secondo me dobbiamo solo levarci di dosso un po' di quegli strati, di quella roba che ci hanno buttato sopra per tappare il nostro modo di amare, di esprimerci, no? Quindi ritrovare la musica, la gioia nella musica, la gioia nel vivere semplicemente le relazioni. La gioia del saper dare e quindi ritornare ad amare e
amando noi stessi, amando ciò che abbiamo attorno, già abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione, no? E quindi l'italiano che cambia, spero che pian pianino riscopra questa sua natura da parte mia divina, e quindi possa veramente incidere in un nuovo risorgimento che, come l'antico risorgimento è partito dall'Italia, questo potrà ripartire anche lui da qua, usando il cuore e l'amore per trasformare questo buio che ci attanaglia in luce che ci avvolge.